30 € al giorno per lavorare in una redazione, da dove parto? No? Cioè, prima quando c'era la carta stampata, quando c'era la carta stampata, si faceva bottega, no? Andavi lì, facevi bottega, cominciavi a fare i necrologi, proprio come nei film. Io ho proprio iniziato così, in un giornale di provincia, ho iniziato proprio così, come nei film, a fare i necrologi, tutto quanto, pian piano piano cominciavo a fare i pezzi di cronaca, e ho fatto il cronista di Nera per tanti anni. E si muta anche facendo questo tipo di lavoro. Il cronista di politica ha una sua forma, il cronista di spettacoli ha una sua forma, il cronista di Nera ha una sua forma. Si diventa veramente cinici sul posto di lavoro quando succedono le cose, praticamente ti riscopri diverso, di avere qualità che prima non avevi, perché ti devi portare la pagnotta a casa, no? Questa è una visione un po' romantica, diciamo, di quello che era il giornalismo. Poi cosa è successo? Con l'avvento del web, le cose sono iniziate un po' a cambiare, per cui la nostra esperienza come giornalisti e cronisti di provincia, diciamo che l'esperienza della carta stampata ci è stata molto utile, perché comunque lì ci siamo formati, no? Come persone, come professionisti. Una volta però è arrivato il web, che cominciavano a esserci i giornali online, quelli nazionali, quelli locali ancora non c'erano. Io e il mio socio fondatore di Lecce Prima, questo accadeva nel 2006, 2006, perché nel 2007 ci siamo iscritti al tribunale, e ci siamo inventati proprio questa cosa. Per una serie di situazioni abbiamo lasciato la carta stampata e ci siamo buttati nel web. Qui era un deserto nel 2007, sembra che parliamo del Settecento, no? Cioè, sembrano già anni lontanissimi. In realtà, praticamente, sono pochi anni, tutto sommato. Sono quanti anni? Dal 2007 a oggi? 7 anni, c'era ci sbagliare. Mi sembrava passato di 20. Piaceva dire, era, no? 7 anni, è come se sono 700 anni. Più o meno siamo lì, no? Cioè, più o meno siamo lì. Per cui noi siamo nati in quel periodo, nel 2007, cominciamo a fare questo giornale. Non, la fortuna è stata di avere l'intuizione nel momento giusto, al posto giusto, perché c'era un deserto, non c'era nessuno. E cominciamo a pensare chi avrebbe dovuto essere il webmaster per fare un giornale, no? Quindi abbiamo trovato proprio un ragazzo che era bravo, l'abbiamo cominciato a fare a livello artigianale proprio. Per cui l'inizio abbiamo fatto la redazione, noi che venivamo già da un giornale professionale del primo giorno, il quotidiano, il nuovo quotidiano di Puglia, all'epoca si chiamava Quotidiano di Puglia, ed è stata la fucina per tanti di noi, no? Per cui abbiamo iniziato lì, la carta stampata, c'erano ancora le rotative giù, anzi addirittura quando sono arrivato io, sono arrivato che praticamente erano arrivati i primi computer, bulle si chiamavano, erano delle bestie così, con lo schermo verde vomito. E erano mattoni tedeschi proprio, no? Con queste tastiere qua. Per cui ci siamo trovati a un certo punto, io vedevo queste scene, ancora non capivo, scrivevo ancora necrologi, no? Vedevo arrivare praticamente i primi giorni i grafici che erano alla porta a fianco, che non capivano un cazzo di niente. Arrivati là con queste cose, i menabocche, prima si scrivevano dal caporedattore, faceva allora fai, scrivi 80 righe, va bene, l'apertura, sì, ok, no? Cioè queste cose sono finite a un certo punto, perché chi disegnava le pagine erano gli stessi giornalisti. Cioè, un'evoluzione incredibile. Quando sono arrivato addirittura c'erano non funzionavano più perché poi non è che sono così vecchio, c'erano ancora però nella redazione che era a due piani, sotto nell'oltretomba c'era la sala macchine, la chiamavamo la sala macchina, come se ci trovassimo un traghetto, e c'era la tipografia. Quindi arrivavano questi rotoloni di carta, no? La puzza, e quando uscivano i tipografi, io me li immaginavo proprio, erano come i tipografi, erano come i macchinisti fuochisti, erano i macchinisti che io andavo a. C'era uno che mi assomigliava tanto, all'epoca c'era un traghetto spacchianato proprio che si chiamava Roana, che faceva Otranto Grecia. Noi da ragazzini prendevamo quello che. E mi ricordo che a un certo punto usciva sempre questa, andavo spesso in Grecia, dalla sala macchine usciva questo personaggio vecchio con la tuta, sporco di grasso. I tipografi erano così, uguali. Cioè usciva sto signore che era così. A farla breve, insomma, c'erano ancora queste camere d'aria, no? Che andavano dal primo piano al terzo piano, dove i giornalisti che battevano a macchina infilavano praticamente in questi tubi il pezzo scritto.
che attraverso uno sputo d'aria andava praticamente direttamente in tipografia, dopo essere stato corretto dal caporedattore. Questo era come si faceva il giornale 20 anni fa. 20 anni fa, mica stiamo parlando di 200 anni fa. Quindi arriva il web e cambia tutto. Per cui anche il lavoro stesso era diverso, no? Le telefonate che facevi, il giro di nera. Cioè, no? C'erano, cioè, i fax. Adesso quello è cambiato completamente. A telescrivente, arrivava, ed era una specie di UFO, chi si ricorda UFO? No, 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 arrivava, no? E c'era questo macione che strappava tutte le anse e le portava, no? Agli interni, alle cose, eccetera. A un certo punto, sì, vabbè, sono un po' romantico, scusate, si va. Se no, pianto no, assolutamente, non mi interessa, figurati, però. Quindi, niente, nel 2007 facciamo questo sito e mi ricordo che facemmo l'investimento di 2.000 euro tra il sito e altre cose che dovevamo fare, 1.500-2.000 euro. Abbiamo comprato abbiamo fatto il primo abbonamento con un server, non mi ricordo quale fosse, e c'erano queste spese, per cui si lavorava in due. Lavoravamo a casa. Lavoravamo a casa, quindi avevamo due desk a casa, telefoni e tutto quanto. Per cui ci inventammo questo nome, lo tirai fuori io dopo una serie di riflessioni con quelle piccole nozioni di web che avevamo, no? Cioè essere richiamati da Google, questo era il primo obiettivo, no? Dove devi No, proiettare no, no, tanto ci leggo soltanto, la grazie, sì. E quindi praticamente facevamo Lecce prima, allora perché? Perché prima la prima pagina, Lecce perché Lecce, poi Google ci richiama, no? Chissà se arriveremo in testa, una volta che scrivi su Google, scrivi Lecce, chissà quando arriveremo a essere primi. In realtà cominciamo a lavorare e cominciamo a vedere, mi ricordo i primi giorni, 5, 10 visite, no? Perché erano praticamente quelle dei parenti. Cioè, oggi facciamo un salto temporale di 7 anni. Lecce Prima sviluppa 3 milioni di visite al mese, 120 mila visite al giorno. Questa cosa è accaduta anche grazie all'acquisizione di City News. Questi due pazzi che hanno inventato, che sono stati fortunati ad avere finanziamenti e che sono riusciti a creare questo network di informazione locale. Ritorniamo a quello che diceva il collega prima. Che praticamente comprende 40 testate. 40 testate. A noi siamo stati i primi che ci hanno acquisito, quindi abbiamo venduto il 60% di quote, il 20% è rimasto a noi e facciamo parte di questo network, no? La cosa bella praticamente è che siamo riusciti a entrare in un gruppo che è importante, però abbiamo sperimentato e questa cosa ci obbliga a stare nel mentre. Non possiamo dire se abbiamo fatto tutto, non esiste proprio. Per cui siamo sempre nel mentre, no? Questa cosa qua ci ha dato, a parte la possibilità di reinventarci completamente un lavoro. Quindi noi lavoravamo, tuttora si fa ancora, ma all'inizio quello che noi lanciavamo per farci i fighi in qualche modo, nonostante fossimo gli unici, era Lecce Prima notizie in tempo reale. No, notizie in tempo reale, per cui lo facevamo veramente. Eravamo in due, quindi non si dormiva né nella notte né nel giorno, cioè si lavorava sempre in continuazione, no? Non era facile, per cui praticamente dalla carta stampata che aveva i suoi ritmi pachidermici, era una figata lavorare nella carta stampata, no? Gli fai il pezzo, te lo scrivi, a meno che qualche volta non succedevano fatti intorno alle 10:30, però c'era questa possibilità che tu ti facevi l'inchiesta, te la scrivevi, curavi la scrittura. Questa cosa qua, con l'avvento del web, è finita. Per cui, almeno per noi, la cosa importante era, è accaduto qualcosa in Piazza Mazzini e noi lo scrivevamo. Dopo un'ora e mezzo, 2 ore, andava a fare la foto, reperivi le informazioni, scrivevi il pezzo, i leccesi, perché ancora non arrivava il giornale, non è che non arrivava, però diciamo, nessuno conosceva il giornale a Santa Maria di Leuca, per capirci, cominciavano ad appropriarsi di un mezzo che era loro. Caspita, no? Quindi è come dire, il lettore si sentiva importante, partecipe a questa iniziativa. Per cui un fatto è successo con Piazza Mazzini, dopo 2 ore c'era la foto, no, no, guarda, guarda, no. Questa cosa qua, all'origine che c'era il vuoto, ha cominciato a prendere piede. E lì ci hanno spiegato dopo che abbiamo fatto l'acquisizione, loro erano molto più avanti di noi, perché
perché venivano da esperienze come studenti.it, altre realtà, insomma, Banzai, altre realtà importanti, ci hanno cominciato a parlare di questo citizen journalist. Il citizen journalist è quello che facciamo noi, cioè è quello che si sviluppa nel locale, fottutamente locale, quasi di quartiere, no? Infatti, oggi che Lecce Prima è una realtà importante, ma lo dico con serenità questa cosa, è importante perché? Perché noi quando eravamo artigiani da soli non la potevamo sviluppare una piattaforma così importante, sia per problemi economici, ma anche di avanguardia tecnologica, no? Con City News siamo riusciti a fare questo tipo di lavoro, per cui noi abbiamo l'alert, no, in ogni quartiere. Per cui se un episodio succede di cronaca in Piazza Mazzini e tu ti iscrivi al sito, no, a Lecce Prima, nel momento in cui succede un fatto e tu abiti nel raggio di 3 km da lì, ti arriva l'alert dove ti dici che questo è accaduto. Quindi le notizie ormai a noi, molte notizie, una buona percentuale di notizie, ci arrivano direttamente dai lettori, sia perché commentano ogni articolo che viene scritto, no? Con la censura chiaramente, perché è ovvio che questa cosa deve essere fatta, solo i loggati per dire, e poi c'è proprio questa possibilità che sono gli stessi lettori che si sentono affezionati ormai, partecipi del giornale, e ti mandano loro le notizie, non è che ti mandano i pezzi scritti, ma ti danno la beccata, l'imbeccata per poter poi andare a capire che cosa è successo veramente. Una cosa importante con la quale ci siamo sempre scontrati è la qualità dell'informazione, no? Io ho un socio pazzo, completamente esaltato a livello di giornalismo, per cui con Emilio diciamo mi trovo bene da questo punto di vista. Però è proprio là, abbiamo cercato, continuiamo di fare questo tipo di processo, di mantenere una scrittura tradizionalmente giornalistica comunque, no? Perché è importante questo qua, siamo affezionati comunque alla vecchia guardia, per cui scriviamo, cerchiamo di scrivere come giornalisti, perché siamo giornalisti, no? E poi verificare soprattutto la notizia, la verifica della notizia, anche se perdo tempo rispetto ai competitor che abbiamo oggi, che sono nati dopo di noi, no? Quindi all'inizio queste cose qua le guardavamo un pochettino con diffidenza, poi i competitor sono stati importanti, perché sono arrivati dopo di noi, ma ci danno la possibilità comunque, non ho idea, ma no, ce l'ho, non è che dite che è il mio. Ecco, il tuo era? No, quello. Prova, giura. Vedi che è il tuo quando lo tocchi. E quindi per noi sono importanti. Allora, senza stringere un po' i tempi, com'è che si lavora? Il discorso fondamentale per il web, adesso insomma stringiamo un attimo, è quello della pubblicità, no? È chiaro. No, l'editoria online non ha finanziamenti sull'editoria come alla carta stampata, quei pochi che sono rimasti, ma per quanto possa fregarvene di quello che sto per dire, se ci fosse il finanziamento sull'editoria online, no, come gruppo non lo prenderemmo, ma una decisione di folli, quindi voglio dire, non ci interessa questa cosa, è giusto che le aziende camminino da sole, anche per l'informazione, secondo noi. Comunque, il discorso arriva proprio dalla pubblicità, dai banner pubblicitari, quindi all'inizio, prima dell'acquisizione di City News, avevamo una piattaforma pubblicitaria molto artigianale, molto scadente, molto casalinga, ti metto il banner, lo tieni un mese e mi dai 50 euro. Oggi ci troviamo paradossalmente in una condizione difficile, perché dobbiamo rispettare, avere un listino che rispetti comunque le visite che abbiamo. Cioè, noi con 120.000 visite al giorno non possiamo avere banner che ci costano 20 euro, non è possibile. Ma questa cosa chiaramente si va a scontrare proprio fortemente contro la realtà economica locale e con la crisi che c'è. Quindi siamo lì praticamente a come dire, giocarci la partita con i competitor che, avendo meno visite di noi, ma anche voglio dire, giornali come Nuovo Quotidiano di Puglia, eccetera, voglio dire, più importanti, noi parliamo del gruppo Caltagirone, non certo del gruppo di Maria Antonietta, per cui voglio dire, c'è questa difficoltà perché comunque dobbiamo cercare di convincere gli investitori che il prodotto che offriamo è di qualità, voglio dire. Per cui il ventaglio di offerte pubblicitarie che abbiamo, a livello di gruppo parlo,
ci ha dato la possibilità di avere un incremento a livello nazionale del 50%, che è importante rispetto allo scorso anno, di pubblicità locale parliamo, no? Perché essendo una piattaforma nazionale, la sua forza la fa nel locale, nel quartiere. Quindi, no, come dicevamo prima, proprio il lettore che telefona in redazione e dice nel mio quartiere è successo questo. Sono loro che ci danno le informazioni. Quindi voglio dire, in questo senso la cosa è cambiata. Questo ci ha garantito la possibilità comunque di utilizzare purtroppo Google per quanto riguarda anche il discorso pubblicitario, no? Perché Google paga profumatamente se tu sei alto nella visibilità. E poi della pubblicità nazionale e di quella locale. Quindi questa, diciamo, il fatturato pubblicitario ci dà possibilità di assumere persone o quantomeno possibilità di avere oggi una redazione abbastanza fornita di professionisti comunque, con un contratto a tempo indeterminato, altri 4 contratti comunque che si rinnovano tacitamente. Non li chiamiamo a progetto perché non sono a progetto, con i contratti di collaborazione a tutti viene riconosciuto praticamente la contribuzione, i contributi previdenziali, e stiamo continuando ad andare avanti. Per chi si affaccia a questo terreno, il consiglio che posso dare molto umilmente è di fare più di noi, cioè di avere un approccio alla notizia nuovo addirittura rispetto al nostro. Era il discorso che abbiamo fatto fino adesso, perché vince, mi è piaciuta molto questa cosa, grazie, vince proprio il mentre, no? Cioè mentre stiamo parlando, guardarsi intorno e le cose che accadono, per cui la situazione è abbastanza difficile, no? Voglio dire, però c'è sempre la possibilità di poter trovare qualcosa di nuovo che possa andare incontro in qualche modo al lettore, perché è lui praticamente chi ci dà da mangiare fondamentalmente. Se noi non avessimo avuto tutte queste visite, non ce le fossimo in qualche modo meritate con il lavoro, oggi non potremmo parlare di assunzioni o comunque di stipendi che possono girare in una realtà che è nata a casa, no? Con ancora l'odore di caffè molto artigianale, voglio dire, no? In quella casa cioè, si era dormito, viviamo e tutto quanto. Oggi abbiamo una redazione molto più professionale, con l'ascensore e le piante, c'è cioè una cosa normale, diciamo, una sede normale, non era una cosa, no? E siamo partiti da zero, voglio dire, per cui siamo un esempio di come si può fare impresa con l'editoria online, però attenti comunque a mantenere sempre vivo quel processo proprio di valore innanzitutto che si dà a quello che facciamo, perché è importante, no? Noi non facciamo, con tutto il rispetto, altri mestieri nobilissimi, più del nostro, però noi abbiamo una grossa responsabilità, no? Se scriviamo cazzate ci credono perché siamo giornalisti, no? Quindi questa cosa dobbiamo smentirla innanzitutto e dire che non è così, assolutamente non è così, quindi le notizie vanno verificate 1000 volte, perché una notizia sbagliata veramente, come abbiamo visto, no? Può mettere in crisi una popolazione. Cioè non è una cosa, no, tanto per dire, quindi abbiamo veramente una responsabilità, no? E quindi secondo me proprio creare valore in quello che facciamo, nel mestiere che facciamo, prima di pensare a fare business, perché se non c'è questa cosa l'effetto che avremo è sempre deleterio, cioè è matematica questa, no? Cioè credere profondamente a quello che si fa, creare valore non economico, valore proprio nel lavoro che facciamo. Io sono convinto che questa cosa poi porterà economia, perché sarà possibile in qualche modo differenziarsi, no? Differenziarsi, cioè quello che ci chiede il mercato, differenziarci rispetto a quello che c'è, fare qualcosa di diverso che sia importante per gli altri fondamentalmente, altrimenti uno fa un altro lavoro, voglio dire, non è per forza fare il giornalista, o l'editor o l'editore, cioè, voglio dire. Vabbè, io voglio dire, avrei finito perché magari no. Fai una chiacchierata tu. Potevo leggere tabelle, percentuali e cose varie, ma non frega niente a nessuno. È meglio parlare. Vabbè, si sentono, non so come devo fare. Ah, così. No, no, vabbè, per. Sì, sì, come no? Sì. Vai, vai. Sì, sì, scusa, devi rispondere a questo. Sì. Sì.
Sì, bella domanda. Scusa perché me l'ero segnata sta cosa, bravo. Certo, allora noi quando ci ha acquisito City News siamo stati fortunati, doppiamente fortunati, perché loro due, no, Fernando Diana e Luca Lani, stavano investendo, loro avevano grosse aziende, voglio dire, no? Cioè studenti.it, Banzai, tutta una serie di cose, se non che poi loro immaginano di fare questo primo network. Per cui di tasca proprio mettono 70.000 euro, che erano i soldi che si erano guadagnati in tutti questi anni con le Apple, con una serie di cose, riescono praticamente a investire e partono con due giornali, Roma Today, Milano Today e un'altra porcheria. Quindi tentano in maniera proprio, le tentano tutte per avere finanziamenti, no? A un certo punto riescono ad avere il primo finanziamento di 1,5 milioni che glielo dà. Adesso vi dico chi glielo dà questi soldini. Così, se ci dà l'indirizzo. Ci andate tutti quanti, certo. Praticamente, se riesco a capire dove ho scritto questa cosa. Ecco, appunto. Dunque, City News ha incassato nel 2011 4,5 milioni di euro. Da fondi di Principia 2 e Michele Associati, sono dei fondi di investimento dove praticamente non è che ti regalano soldi così, se il progetto deve essere valido ovviamente, no? Ma sono soldi che poi devi ridare, perché si prevede, no, che quello che tu stai facendo possa portare poi profitto, è ovvio, e c'è un monitoraggio continuo di questo, quindi finché la cosa sta andando avanti significa che attraverso i fatturati pubblicitari nazionali, attraverso quelli locali, no, c'è possibilità di andare avanti, quindi i fatturati aumentano in questo senso mentre calano quelli sulla pubblicità su carta, quindi questo dà garanzia per poi continuare i progetti. Cosa poteva succedere? Non lo so, noi eravamo arrivati a un punto in cui praticamente io e il mio socio, con uno o due collaboratori che avevamo, sto parlando così a vecchio praticamente. No, quello ti serve per la diretta. Eravamo arrivati a un punto in cui veramente non ce la facevamo più, perché avevamo dietro già 3 anni, 4 anni di quel lavoro, 3, 4 anni di quel lavoro, sono come se ne fatti forse 15 o 20. Perché è una cosa allucinante, tu come giornale unico della città, della provincia, che stai vedendo le visite che cominciano a salire mese dopo mese, in una maniera esponenziale molto importante, parti da 5.000 visitatori al giorno, poi dopo un mese diventano 15.000, poi 20, 25.000, i commenti che arrivano sono pertinenti, anche le istituzioni cominciano a interfacciarsi con te in maniera molto più professionale e seria, non è più un blog, ma cos'è un blog, cos'è un sito, che cos'è? Comincia a essere un giornale, comincia ad avere responsabilità, non puoi tradire le attese, per cui lavori sempre 24 ore su 24 fino a quando poi non muori, e quindi non vedevi però, come dire, in proporzione ai tuoi sacrifici successo economico, cioè non avevamo ancora uno stipendio, non avevamo un contratto, quello che arrivava dalla pubblicità nazionale e quello che arrivava dalla pubblicità locale, pianificazioni fatte male, molto artigianali, improvvisate, ci garantiva la possibilità di una specie di stipendio al mio e al socio e di pagare qualcosina ai due collaboratori che ci portavamo dietro, non vedevamo futuro. No, in questa cosa qui. La fortuna è stata che ci hanno contattato loro, che erano in progress, anzi erano partiti col progetto City News, no? Ed erano riusciti ad avere questi capitali di investimento, i primi, da Michele Associati ed altri, quanti che erano altri insomma all'epoca. Per cui ci fanno l'offerta, noi non avevamo molta... Non potevamo dire, la forza è anche buona, allettante per noi, anche per quello che si sarebbe poi sviluppato nel futuro, no? Però non potevamo certo dire di no. Quindi è stata veramente una fortuna, ma è la fortuna credo in maniera particolare, tra dei militari la fortuna. Cioè la fortuna è qualcosa che ci creiamo noi, non è qualcosa che ti viene dato dall'alto, no? Cioè può pure succedere di andare a vincere un super enalotto, ma non capita tutti i giorni. Quella fortuna che intendiamo noi è qualcosa che devi mettere cause positive nella tua vita, cioè questo devi fare, no? Cioè, no, quindi non essere
invidioso degli colleghi, no? Augurare buona fortuna a tutti, cercare di essere sereno, creare questo valore, no? Cioè, se mettiamo queste cose nella nostra vita diventiamo fortunati, inevitabilmente. È matematica, non spiegabile, non è un algoritmo, ma succede. Quindi è successa questa cosa a noi, perché abbiamo pensato solo di lavorare, basta, no? C'è stata questa chiamata praticamente, abbiamo cominciato, non abbiamo venduto subito. Ci sono stati 6 mesi di parto lunghissimo per noi, perché comunque lasciavamo il 60% di nostro figlio, in qualche modo, di nostra figlia, no? A sconosciuti, quindi non sapevamo come poteva andare a finire la cosa. Però l'abbiamo fatto. Cosa sarebbe successo? Non lo so, non lo so, non te lo so dire. Non lo so. Sì, sì, sì. Sì, no, sì, sì, sì. Il creare, fare impresa attraverso l'editoria online senza un Deus ex machina, no? Che acquisisce, beh, mi sembra abbastanza complicato. Guarda, lo fanno i nostri competitor. I competitor che abbiamo noi locali non hanno siti news. No, non fanno. No, ti devi associare, il discorso che dobbiamo essere, cioè bisogna fare gruppo. Io non posso immaginare che c'è Lecce 7, Lecce News 24, Corriere Salentino, Lecce di qua, Lecce di là, Lecce di su, Lecce di giù. Ce ne sono milioni di siti, no? L'idea di restare soli e fare i fighi da soli non porta da nessuna parte. Cioè, non dovrei dirla questa cosa, no? Perché mi sto dando un'idea per un competitor importante, no? Però è così, ragazzi. Cioè, io che senso ha star da soli e dimostrare cosa? Cioè, se la fetta della campagna pubblicitaria è quella, no? Noi per esempio abbiamo difficoltà a livello pubblicitario, no? Che difficoltà? Nel fatto che ci dicono, ma siete cari, no? Siete molto cari, andiamo agli altri. E io cosa devo dire se faccio l'imprenditore? Andate agli altri. Cioè non posso dire no, non andate, non mi sono mai permesso di dire là non andate che i giornalisti sono fanfaroni, ma non esiste proprio, sono miei colleghi, no? E ci tengo a questa cosa. Io quello che posso dire, andateci. Cioè i risultati però non possono essere quelli, perché sia per un discorso professionale, no, noi veniamo, l'ho detto prima da dove veniamo, non è che siamo bravissimi, però abbiamo una certa esperienza importante dietro. Nelle redazioni di Lecce di qua, Lecce di là, Lecce di su e Lecce di giù, ci sono i copia e incolla, non c'è formazione professionale. No, se tu scrivi con i piedi, a me questa cosa non mi va, al ragazzino può andare, però finché camperò io non mi andrà. Se non sai cos'è un attacco, non sai titolare, non sai fare un sommario, non ti sai presentare, non puoi dire che sei un giornalista. Cioè voglio dire, non è detto che debba farla questa cosa, eh. Cioè, le notizie me le passano i lettori. Sì, non è che... Su questo c'è un punto che secondo me forse lui... E questo è un elemento fondamentale. Cambia. Dunque, il problema qual è? Ed è anche una domanda, perché io ho un solo dubbio di tutta la storia che hai raccontato, che è straordinaria, perché è una storia di sudore, lacrime e sangue, che è fatta a spallate, che si basa su un capitale che voi eravate i primi, sì, che è fondamentale, sì, in questa. Però si basa su un punto, a me non mi convince, ve lo dico, l'idea che si venda pubblicità nel digitale come si vendeva nella carta. Anzi, io sono convinto da quello che vedo che l'operazione sia assolutamente diversa, che un media digitale assomiglia più a un navigatore, quelli delle auto, piuttosto che a un media. Per cui, quando io prima parlavo dell'hyperlocal, nel digitale funziona il pay for click. Io non ti pago per la view, io ti pago per l'utenza della pagina e ti pago nel momento in cui quella pagina... Allora, se tu fai un servizio di news su Tribuzzi, tu devi essere in condizione di dirmi a me, che ho una libreria in questa strada,
in questo, insomma, dalle 10, dalle, insomma, dalle 12 alle 12 e un quarto, quante utenti tu mi vendi della strada, come si chiama questa strada? Corso Garibaldi. Corso Garibaldi, quanti utenti che ti chiedono a te un'informazione sul Corso Garibaldi, a me droghiere di Corso Garibaldi. Lì funziona, perché io quei 12 centesimi che altrimenti farei un volantino, perché il tuo avversario non è il giornale, sono i volantini, quelli che si mettono nel... è l'hyper local, molto hyper, della pubblicità. Allora, se tu riesci a creare una piattaforma che condividi con me e mi certifichi che alle 12 e un quarto, 12 persone, fra i 35 e i 38 anni, attitudine all'acquisto, ricerca, insomma, con pratiche di prodotti, eccetera, facciamo eccetera. E allora si crea. E badate che il 38% della pubblicità del New York Times, cioè il più grande testata globale dell'universo, avviene nelle pagine locali di New York. Non per questo, Brooklyn, Bronx, Manhattan, insomma. Allora, il meccanismo è questo, per cui quelle pagine devono attizzare una modalità di interesse su, ed è un problema che ha lo stato nascente, perché è evidente che la cultura è, se io ho 3 milioni, vendo la massa dei 3 milioni. A me pare difficile la valorizzazione sul mercato digitale individuale, one for one, di masse che non a caso vengono dalla vecchia economia. E su questo si stanno sbriciolando intere cose. Insomma, se voi vedete, ieri era in pagina i dati dell'Istituto Accertamento Diffusione dei Quotidiani Italiani, e voi vedete la diffusione del Sole 24 Ore, del Corriere della Sera, eccetera, eccetera, e i dati, che sono tra l'altro minimali, il Corriere della Sera ha 118.000 pagine digitali viste, il Corriere della Sera, cioè siamo là, eccetera, eccetera, non sono traducibili nella pubblicità. Se voi sfogliate oggi il Corriere, insomma, della Sera, fate la sequenza, insomma, degli inserzionisti, non sono riproducibili. Allora, o io cambio, insomma, questa logica, ma se io devo ritrasmettere questa cosa, vado a sbattere. Quello non è un mercato di scambio vista marchio. No, perché non funziona. Non funziona così. Punto. Cioè, non è che, ripeto, quello che dico io magari è una stupidaggine. L'unico dato certo è che non funziona l'economia del banner. Non è certo. Sono santi né madonna. La pubblicità che, per esempio, sfrutta siti in uso, non è una pubblicità di, tu vedi il banner, finita, cioè non vendiamo fondamentalmente banner, no? Ah, ti dico solo una cosa, Lecce prima, fai conto che gli under 25 che sono il 16% che lo leggono, gli over 55 sono il 14%, tra 45 e 54 anni sono il 20%, il 21% tra 25 e 34 anni, tra 35 e 44 anni c'è il 29% di lettori, poi l'8% casalinghe, il 10% studente, l'11% non occupato, l'11% operaio, 15% libero professionista, 24% impiegato, solo per Lecce prima, no? Sono questi i parametri che poi ti fanno pianificare la pubblicità, a chi è mirata, a cosa offrire praticamente al cliente, cioè il cliente cosa proporre, come arrivare agli utenti, no? Cioè, è ovvio che se io, per esempio, ti faccio un esempio banale, avendo la possibilità di essere su smartphone, se io devo fare la pubblicità di un concerto, no? I concerti del Parco Gondar, per esempio, quest'estate, noi li abbiamo venduti molto sullo smartphone, perché è un pubblico giovanile, no? Si attivano gli scambi merci, io mi posso comprare da te, per esempio, 50 biglietti che poi li rivendo io. Ci sta tutta una soluzioni che sono proprio del mercato, dello shop, vero e proprio. 170. Centro servizi, quindi diventa un io ti do l'informazione gratis, perché io l'informazione te la sto dando gratis, quanto più fedele possibile a quello che accade, quanto più equidistante da tutto quello che accade,
quanto più distante dalla politica meglio è, lo dico io, molto meglio. Quindi facendo questo tipo di operazione tu puoi proporre offerte pubblicitarie ai clienti che ovviamente hanno un costo perché ti fanno girare tutto quanto il discorso. Da soli, come la domanda originale, da soli come faccio a realizzare questa cosa qui? Io secondo me da soli, il Corriere della Costa Ionica, vattene a pesca, da soli è un po' difficile, perché chi c'ha intorno ha i competitor ormai forti, a meno che tu non ti inventi qualche altra cosa. Ma oggi quello che fiuto io è stare molto vicino al lettore, cioè il lettore deve diventare parte del giornale, e questa è la cosa, no? Ed è molto local. Paradossalmente, in questo mondo che ormai è diventato come dire, una palla dove ci siamo tutti e tutti siamo collegati da milioni di, da 7 miliardi di schede SIM, no? La cosa è un paradosso. Quel che vince secondo me è il local, cioè praticamente quanto più locale possibile, perché tanto per arrivare nel mondo non ci metti niente, sei già nel mondo, cioè non devi fare sforzo per arrivare nel mondo, perché ci sei già, anche se non vuoi. Con la tua ricerca su Google già sanno che fai, cosa ti piace, non ti piace, dove abiti, dove è il tuo indirizzo IP, sanno tutto di te, sanno completamente tutto. Quindi la cosa importante oggi è concentrarsi sul local, sul tuo quartiere, è lì che devi tirare fuori qualche cosa. Non so cosa. La questione fondamentale è l'acquisto del Washington Post da parte di Jeff Bezos di Amazon. Per esempio. Quella è Tombola, tu ti rendi conto, la più grande cattedrale di informazione, gli uomini dell'universo. Tutte queste robe, quello se la compra e dice: ragazzi, voi fate il giornale, a me non ne frega una madonna. A me non interessa il rapporto che costruite con i lettori. Quello. Perché io attraverso quel canale vedo l'universo. No, ruffiano però, perché il lettore è molto intelligente, ti sputtana subito. Il lettore capisce che non è una cosa ruffiana. A caso compra il Washington Post e non compra il Daily Mirror, che ha tre volte la vendita del Washington Post. Perché compra un giornale da 600.000 copie e non quello che ne vende 2 milioni? Perché ovviamente il prestigio, l'aura del giornale conta, però io poi vedo che ci credo. Voglio dire, e questo è il tema. Dopodiché vale il principio di quello che dice: se c'è la crisi della musica, io non devo inventare il negozio di dischi migliori, devo inventare qualcosa, cioè una cosa che cambia radicalmente il sistema di cambio, perché se sono ancora lì a cercare un negozio in cui c'è il 75 giri, non claim, e quando arrivi? La vedo. Allora, vabbè, io non è che posso aggiungere molto altro. Allora, io in questo contesto racconto magari prima la mia esperienza personale, quella della cooperativa, e poi provo ad aggiungere qualcosa a questo discorso generale. Allora, la storia rispetto alla mia persona è simile a quella di Vincenzo, anche se ci togliamo un po' di anni. Quando io arrivai al quotidiano c'era già Vincenzo De Filippi, io ero proprio Sbarbatello, lui sembrava Sbarbatello ma era un po' più grande, e mi meravigliai quando mi disse quanti anni aveva, cioè, questa fu la reazione. Io ci sono arrivato nel 96, sono stato in redazione un paio d'anni, poi ho proseguito gli studi e fatto altre esperienze, però la situazione appunto era quella che diceva prima Vincenzo, cioè del fatto che raccontiamo uno scenario di meno di 20 anni fa, perché ne sono passati 18, ma se lo raccontassi oggi ai ragazzi nati nel 96 non ci crederebbero. Questa è la premessa, perché effettivamente arrivavamo ai primi computer, non c'era internet. Io la prima connessione a internet l'acquistai nel 97, c'erano i pacchetti a ore della TIN, con 100 ore che costavano tipo 64, velocità. Sì, c'era questo rumore fantastico che è come se io dovessi ricordare il ricordo, non so, di un aratro in campagna, no? Cioè, questi rumori di accensione.
Quindi io ho fatto questa palestra che, devo dire la verità, per quei 2 anni che sono stato lì, all'epoca non ci chiamavamo precari, ma eri abusivo, no? Si poteva stare in redazione, era una cosa bellissima perché io... Sì, no, io vabbè, no, per fortuna, fino a 18, io avevo 19 anni e avevi la possibilità di stare in una riunione in redazione, cosa che adesso non succede. E io vi assicuro che da una riunione di redazione dove c'erano 20 persone, tra redattori capo, redattori eccetera, imparavi molto di più di quello che si può imparare, diciamo, da una telefonata da un qualsiasi del capo redattore. Quindi già da questo punto di vista molto è cambiato nella professione, credo in peggio, no? Cioè il fatto, adesso lo dico brutalmente, ma poi magari affino dopo il ragionamento, cioè la sindacalizzazione di alcuni meccanismi, no? Cioè il fatto che non si può stare dentro determinati posti se non hai un contratto regolare, eccetera, da un certo punto di vista è a tua tutela, dall'altro punto di vista, che è quello secondo me del lavoro, sicuramente ha creato delle, come dire, una negatività, adesso la dico così, perché se non hai avuto la fortuna di fare la scuola di giornalismo, dove in qualche modo tu ovvi a questa mancata presenza in bottega, e adesso invece hai questo rapporto in cui tu vai, ti commissionano un pezzo, tu glielo mandi, se va bene te lo correggono, ma in molti casi no, e quindi non impari moltissimo. Invece quel lavoro, diciamo, di contatto era un lavoro che ti insegnava molto. Detto questo, io poi dopodiché ho avuto un'esperienza veramente fallimentare con un giornale che non pagava, lì ero già laureato, insomma, brutte cose che succedono anche adesso, e nel 2002, quindi a 25 anni, capì che fare il giornalista, almeno a Lecce, era molto difficile, se non buttarsi nelle televisioni private. A un certo punto mi sono ritrovato a fare l'addetto stampa, che insomma è il lavoro sporco del giornalismo, diciamo, siamo, è così, no? E dal 2003, quando ho iniziato a fare il lavoro, ad oggi il lavoro è cambiato ovviamente moltissimo, innanzitutto perché è cambiato appunto quello che si diceva prima, con l'avvento ormai preponderante del web, noi ci siamo trasformati dal passare notizie allo scrivere le notizie, no? Cioè, mentre tu prima mandavi un comunicato che veniva rimpastato in qualche modo, adesso il tuo comunicato finisce su decine e decine e decine di siti, ma anche sui giornali, spesso con le firme dei colleghi, insomma, che poi non so se confidano sul fatto che la gente non compri più di un giornale o non legga più di un sito, perché insomma, trovare la stessa notizia scritta allo stesso modo con varie firme, uno dice, ma no, hanno usato le stesse parole, questa è una cosa strana. Perché dico questo? Perché prima dicevano il collega la qualità, no? Questa parola da fucilare, effettivamente non è tanto la questione della qualità, secondo me è la questione dei contenuti. Allora, io ho iniziato questo lavoro insieme ad altri amici, all'epoca formammo una cooperativa che ancora esiste, che si chiama Cool Club, abbiamo compiuto 10 anni, il nostro capitale sociale è di 100 euro, questo diciamo un capitale sociale veramente notevole, tutto versato, perché erano all'inizio 3 soci, adesso siamo 4, la nostra quota sociale è di 25 euro. C'è il minimo possibile. Questo lo dico perché a 26 anni, quando insomma abbiamo costituito la cooperativa, io avevo 26 anni, il più grande della cooperativa ne aveva 29, secondo me hai questa possibilità, cioè di dire io non ho capitali, però ho un capitale umano. Il capitale umano in questo caso sono io. E quindi non sfrutti i lavoratori che non sia te stesso, e noi eravamo veramente sfruttati, io ero un negrero di me stesso, e lavoravamo, come diceva Vincenzo, anche 20 ore al giorno, perché... E l'altra cosa, appunto, come diceva lui, il fatto di essere i primi. Noi ci siamo, diamo anche altri servizi, io mi occupo in particolare dell'ufficio stampa, però quello di entrare in un meccanismo che è quello degli uffici stampa degli eventi culturali, che in quel periodo nel Salento erano in ampia crescita, però di andare con un po', uso questo brutto termine, la faccia di culo e vendere quello che magari non avevi, cioè l'esperienza, no? Perché quando tu arrivi a 26 anni e dici sì sì questa cosa la so fare, ma effettivamente la sai in teoria ma non l'hai mai fatta, e l'importante poi è metterci tutta la, come dire, la propria forza per riuscire a farcela. Questo, diciamo, siamo andati avanti così per 2 anni, nel 2005... quindi meno di 2 anni dalla costituzione della cooperativa, siamo riusciti ad avere il primo contratto, poi ci siamo fatti un contratto a tempo indeterminato, piccolo, diciamo basso, che ancora adesso abbiamo. Questo lo dico perché io, devo dire, da addetto stampa, adesso parlando della concorrenza, come faceva prima Vincenzo De Filippi,
sono veramente basito dal fatto che in tanti anni nella provincia di Lecce non si sia mai costituita una cooperativa o un gruppo di colleghi che, come dire, abbiano individuato nell'ufficio stampa il loro core business. Lo dico così perché a livello attuale, almeno dico nel mio ambito, c'è una commistione di ruoli che secondo me non fa bene né al giornalismo, diciamo sui giornali, quindi quello che dovrebbe scrivere, né all'ufficio stampa. Cioè, se tu mantieni tutti, io faccio l'ufficio stampa puro, cioè io nella mia vita scrivo soltanto per il sito che è mio, cioè coolclub.it, quindi diciamo scrivo delle mie cose, scrivo anche d'altro, in realtà scrivo un pezzo al mese per il giornale del comune dove adesso vivo, ma diciamo è una cosa così, però mantengo la centralità del mio lavoro sull'ufficio stampa, perché credo che il rapporto debba essere quello, no? Allora, la maggior parte dei colleghi adesso, gente fuoriuscita da televisione, di esperienze di giornali falliti, eccetera, mette insieme le due cose. Quindi con una mano sei collaboratore di un giornale, con l'altra invece fai l'ufficio stampa. Questa cosa, ovviamente, secondo dal mio punto di vista, che è un punto di vista relativo, produce un cortocircuito. Perché? Se io ho un rapporto privilegiato con il caporedattore, con il direttore o con il titolare di un sito, eccetera, perché ci lavoro? E contemporaneamente poi propongo una notizia, è chiaro che nella scala gerarchica io avrò una priorità rispetto all'altro. Questo è prodotto dal fatto che il lavoro nei giornali, soprattutto quello del collaboratore a pezzo, è pagato veramente una miseria, no? Quindi non potresti vivere da quello. Dall'altro lato, il lavoro dell'ufficio stampa, se non fatto in maniera professionale, non ti porterà ad una quota diciamo di guadagno idonea a sopravvivere. Questo è il meccanismo che si è creato adesso. Sembrano piccole cose, ma questa cosa che è palese nel mio settore, che è quello dell'intrattenimento, della cultura, diciamo così, ma avviene anche nel campo della politica, nel campo della cronaca, diciamo così, comunque soprattutto nell'ambito della politica. E per i comuni, o meglio per i giornali che hanno dei corrispondenti nei comuni, questa cosa avviene in maniera palese in alcuni casi, ci sono stati dei casi anche segnalati all'ordine, io lo dico per chi non lo sa, però sono stato anche per 3 anni vicepresidente dell'ordine della Puglia, mio malgrado, diciamo comunque sono stato per 3 anni vicepresidente dell'ordine della Puglia, e vedi questi casi in cui i corrispondenti dei giornali sono contemporaneamente anche addetti stampa di quel comune, cioè quindi... Allora, io credo che da questo punto di vista, ragiono adesso dell'ufficio stampa, del rapporto con i giornali, poi passo anche alla visione complessiva del giornalismo che diciamo, è frutto anche appunto di quei 3 anni da vicepresidente. Io credo che il segreto sia quello, se si vuole come dire, fare questo di lavoro, io dico questo, se si vuole scegliere il settore in cui si lavora. Cioè, se tu vuoi fare l'addetto stampa, devi fare l'addetto stampa. È brutto, perché tutti, chiunque, anch'io da piccolo sognavo di fare, diciamo, il cronista, l'inviato, poi sono pigro, quindi sto meglio là. Ma bisogna scegliere. Se io voglio fare l'addetto stampa, faccio l'addetto stampa. Dopodiché, se io voglio esprimere il mio libero pensiero su tutto, perché non soltanto sulla mia materia, ma su tutto, posso aprire un blog, posso farmi un sito, posso essere, come dire, per dopo lavoro, diciamo così, io commento le notizie oppure anche le faccio le notizie, perché sono comunque un giornalista. Altra cosa che molti colleghi non percepiscono, secondo me, è che nel momento in cui tu assumi un incarico di ufficio stampa, di addetto stampa, non parlo del portavoce che è un discorso un po' diverso, ma dell'addetto stampa, anche di un politico, ma anche di un evento, di qualsiasi cosa, comunque bisogna ricordarsi di essere giornalista, cioè significa che la mia deontologia deve rimanere intatta. So che è difficile dirlo, è ancora più difficile farlo, ma se io sono l'addetto stampa di questa manifestazione, chiusa questo incontro, mando un comunicato dicendo 300 persone hanno seguito l'incontro, faccio un cattivo lavoro all'organizzatore, a me, ma soprattutto non posso più prendere in giro le persone che stanno in questa sala, perché nel momento in cui io lo scrivo, una persona qualsiasi con un Twitter mi può dumare, si direbbe da queste parti, no? Cioè dice, scusami, mi fa vedere una foto. Questa cosa è successa anche nei TG Rai, cioè famose casi in cui c'è Striscia la Notizia, altre trasmissioni satiriche svelavano questi misteri di queste sale piene, perché gli operatori, soprattutto di ripresa, per quanto riguarda le televisioni, sono maestri nel far vedere, insomma, che c'è un sacco di gente dove la gente non c'è. Quindi questo, diciamo, è un principio, cioè il fatto che
se fai l'addetto stampa, se ti occupi di intermediazione, di passare le notizie ai colleghi, devi mantenere saldo il principio della deontologia. Poi c'è anche un problema di lingua, tipo la splendida cornice, insomma, si spreca, no? Anche questa potrebbe essere una splendida cornice, proprio splendida non è, insomma. E quindi il consiglio che io posso dare, che do sempre quando intervengo in queste situazioni, è quello, cioè di scegliere. Io faccio l'addetto stampa. L'addetto stampa è anche, forse un gradino più in basso rispetto all'inviato di guerra, diciamo, però è fondamentale. Perché? Perché, soprattutto oggi, quando si scrive un comunicato stampa, bisogna pensare non al giornalista, come si faceva fino a pochi anni fa, ma al lettore. Quindi, se io sbaglio un congiuntivo, cosa che succede, o se scrivo qual è con l'apostrofo, cosa che succede, o se scrivo castronerie, eccetera, o esagero, o se do semplicemente un'informazione falsa, quell'informazione, con quell'informazione non sto facendo solo un danno al collega giornalista, e già per quello potrei essere additato come un falsario, no? Ma sto facendo un torto al lettore, perché so che nel 90% dei casi, in qualche settore anche di più, quella cosa che io sto scrivendo va direttamente sotto gli occhi del lettore. Questa è fondamentale. L'ultimo pezzo rispetto a questo ragionamento, l'utilizzo dei social. Anche nell'utilizzo dei social, io devo ricordare nel momento in cui sto scrivendo su Facebook o su Twitter che io sono un giornalista, e anche su Facebook o su Twitter la deontologia del giornalista vale. Non è che perché sto al bar dico e non sono per sé, cioè la mia deontologia vale sempre. Poi sul concetto della deontologia alcune cose che devono mutare, su quello potremmo ragionare, ma regole stanti vale sempre. Quindi questo secondo me da un punto di vista lavorativo è fondamentale. Se vuoi farcela devi scegliere il tuo indirizzo. Soprattutto facciamo l'esempio mio. Io faccio gli uffici stampa, ma non faccio ufficio stampa di tutto. Se io sono, diciamo, più ferrato sulla musica, è bene che mi specializzi sulla musica. Mi capita poi in alcuni casi di fare arte o di fare libri, eccetera, eccetera. Ma cerco sempre di rimanere in alcuni settori che sono quelli dove mi sto specializzando. Adesso io lo dico perché lo posso dire, sto dando una mano diciamo, nello staff di ufficio stampa, anche se poi non si tratta di lavoro ma veramente di volontariato, per le primarie di Minervini, no? E oggi c'è un incontro a Lecce, lì si tratta, come dire, di sollecitare i colleghi, ma non è il tuo lavoro perché c'è l'ufficio stampa, quello ufficiale che viene pagato, spero, durante la campagna elettorale, che fa il suo lavoro. Cioè tu metti a disposizione i tuoi contatti, la tua voglia di fare, cioè la vicinanza politica per un lavoro, ma è diverso. Ma oggi, e io ne ho fatte anche esperienze di campagna elettorale, se mi dovessero proporre vieni a fare l'ufficio stampa politico, direi di no. Allora, questo secondo me è il quadro rispetto alla questione lavorativa. Faccio un passo avanti invece su come cambia anche questo tipo di lavoro in relazione a quello che si diceva rispetto ai giornali. Io mi occupo di musica, voi dovete considerare, quando io ho iniziato non esistevano i social, non esisteva YouTube, che sembra una cosa folle, ma non esisteva YouTube, e il consumo della musica era ancora legato, nonostante la presenza degli MP3, ai CD. Era quello, no? Adesso la cosa è molto cambiata, noi ci scambiamo molti file via Dropbox, oppure io pago 5 euro al mese, c'ho su Deezer tutta la musica che voglio, su YouTube c'è qualsiasi cosa. Quindi adesso, promuovendo la musica, promuovendo gli artisti, ti pone il problema di come deve cambiare il tuo lavoro. E quindi diventi multilinguaggio, no? Allora, facendo un ragionamento così molto veloce, fino a pochi anni fa, quando si aggiungeva un media, no? Come dire, non escludeva l'altro, però c'era un periodo di assestamento, cioè arrivava la radio che non ha cancellato il giornale ma l'ha integrato, è arrivata la televisione, vi ricordate Video Kill the Radio Stars, no? La canzone, che, come dire, ha affiancato ma sono rimasti tutti intatti. L'arrivo del web, che non è solo il web in quanto tale, ma il web, quello che si diceva prima, è la TV sul web, e il contenuto su smartphone e l'integrazione fra la carta, che può essere letta però contemporaneamente, la stessa cosa che tu leggi sul giornale la leggi sull'iPad, ma la leggi in maniera diversa perché dopo un secondo io fotografo quello che voglio, e l'amaga di Michele Serra, questo tipo, Michele Serra è uno che non sta su Facebook, non sta sui social, ma credo che il suo contenuto, cioè la sua amaga giornaliera, è forse uno dei contenuti più retweetati e più condivisi del web. Quindi con questo modello, il web, tutto quello che gira intorno al web,
non ha sostituito gli altri, ma ne ha caratterizzato tutto. Io vedo la televisione sulla la televisione sul computer tramite il web, ascolto la radio sul web, leggo i giornali sul web, quindi faccio tutto su quella piattaforma. Questi non muoiono, hanno linguaggi diversi, però in qualche modo si uniformano a questo. Allora, nel fare il lavoro, queste cose le devi pensare, perché adesso io devo ragionare sul fatto che, mentre prima per me avere l'articolo sul quotidiano di Puglia, lo citavamo prima perché il giornale più letto qui, era garanzia di successo. Cioè adesso, dico così, ma ancora adesso, se tu vai, fai l'ufficio stampa di un locale, quando lui dice siamo usciti sui giornali, non intende i giornali, intende siamo usciti su Ballu Quotidiano, questo diciamo è la... Cioè perché, come a Bari è la Gazzetta del Mezzogiorno, perché l'interesse principale è quello di vedersi riconosciuta un'autorità perché stai sul giornale più prestigioso, il ragionamento facevamo prima. Credo invece, dal mio punto di vista, che quella cosa da sola non basta, e c'ho degli esempi, cioè di eventi che magari sui giornali sembrava i Pink Floyd in concerto, la riunione dei Pink Floyd, gente pochissima, eventi invece dove sui giornali non c'è una riga o pochi, un sacco di gente. Allora, le due cose, come dicevamo prima rispetto alla pubblicità, non è concatenata. Io credo ancora, anzi ancora più oggi, che il primo meccanismo di fruizione delle notizie, io dico nel mio caso delle notizie di cultura, sia il passaparola. Come attivo il passaparola? Che può essere, un tempo era il passaparola, mi incontro al bar, adesso il passaparola è quello sul web, diciamo, sui social. Come creo il passaparola? Avendo un contenuto. Cioè, molte delle discussioni che noi abbiamo fatto oggi, e molte delle discussioni che si ascoltano durante gli incontri, diciamo, anche ai festival, eccetera, come dire, esulano dal contenuto. Noi, quando parli di web, il webmaster, prima Pino faceva, il webmaster è uno smanettone, no? Sì, no, sì, figlio, uno smanettone che posta le cose. Allora, tu puoi postare quanto vuoi, ma se quella cosa che tu posti non è un contenuto, adesso non sto facendo una questione di merito, sto dicendo non è un contenuto, quella cosa non andrà avanti. Oh? Allora, io credo, e lo credo fermamente, che l'errore più grande sia stato quello, come si diceva prima, di andare verso la massa, no? Allora, la massa, che è quella televisiva, diciamo, no? Cioè, noi siamo stati abituati per tanti anni, per 20 anni, almeno 15 anni, a dire devo andare alla televisione perché lì c'è la massa, ascolta il mio pensiero e mi vota. Questo era il concetto. Questa cosa, che vale per tutto, perché se sono passato alla televisione significa successo garantito, secondo me, questa cosa è stata confutata da dati, l'abbiamo avuto anche come dato locale rispetto alla politica, e cioè il fatto che passare in televisione non equivale a dire che quello che sto dicendo mi passa, e soprattutto che quello che sto dicendo è un contenuto, almeno questo è il mio pensiero. Quindi, dal mio punto di vista, bisogna ripartire da lì. Cioè, non è la qualità, come si diceva prima, giustamente ti ammazzo, perché magari la qualità non c'era manco prima, ma è il contenuto. Se io penso di fare un sito, un giornale, una web TV senza contenuto, sono un pazzo. Invece, che cosa succede? Da un punto di vista economico, la fetta di mercato che la televisione, che ancora tra l'altro è la dominatrice della pubblicità, no? Della fetta di pubblicità, o il giornale faceva con la pagina pubblicitaria, nel web, che non si può trasformare, come diceva lui, in banner, però si è trasformato in contenuti a pagamento, ce lo dobbiamo dire sta cosa. Il contenuto a pagamento, che diciamo è pure bello arzillo sulle televisioni private, diciamo quelle normali, ma il contenuto a pagamento è la morte del giornalismo, perché il contenuto a pagamento ti dà una verità parziale, cioè una non verità. Ti dà una cosa che deve essere confezionata secondo dei dettami che non sono di giornalismo ma di marketing, e ti crea un contenuto completamente distorto. Io sfido chiunque ad andare a vedere i contenuti a pagamento, che poi si capisce quando sono contenuti a pagamento, e anche sul web, mi spiace dirlo, ma hanno delle visualizzazioni bassissime, a meno che non sono fatti molto bene. Allora, su questo noi dobbiamo ragionare, su come il rapporto che c'era un tempo fra
chi si occupava del marketing dei giornali, del commerciale del giornale e la redazione, quel rapporto, o meglio quello iato, è sparito. Allora, nelle piccole realtà come le nostre, nelle piccole realtà dei siti internet, il giornalista si trova a fare pure il commerciale. Questa cosa, che è diffusa ed è la realtà, non è concepibile se vuoi fare informazione. Oh? Allora, il problema qual è, secondo me? Che non abbiamo risposte. Noi ci domandiamo queste cose da 10 anni, io ho seguito centinaia di incontri, ho letto decine di libri, o il contrario, in cui le domande sono queste. Non c'è una risposta. Perché? Perché il sistema è cambiato in maniera talmente veloce, la società è cambiata in maniera talmente veloce, che appunto, come diceva Vincenzo prima, quelli che sono arrivati adesso, la parte precedente non l'hanno mai vissuta, quindi per loro è come Ritorno al futuro, no? Cioè tu arrivi in una realtà ed è quella la tua realtà, tutto quello che c'era prima tu non l'hai vissuto. I nativi digitali vivono così, e se vedono un contenuto a pagamento sono convinti che quello sia giornalismo, presumo, poi magari sto sbagliando, però i nativi del piombo, appunto, sì, ok, dopodiché attenzione, però attenzione, sono d'accordo con te, però il problema qual è? Che mentre i nativi del piombo avevano una scelta di modelli, cioè io, attenzione, faccio un ragionamento, scusami. Allora, io leggevo l'Unità e sapevo che era l'Unità, leggevo il Corriere della Sera e sapevo chi era il padrone del Corriere della Sera, leggevo Repubblica e sapevo chi era Repubblica. Il problema attuale, almeno questa è la mia visione, che io non ho più un'affezione al sito X. Il mio contenuto non mi arriva andando a digitare pincopallo.it, il mio contenuto mi arriva da un link che l'amico di un amico ha retweetato, ok? Oppure che cercando su Google ci arrivo. Ho capito, ma questa è la nuova civiltà, bisogna vedere però, scusami, se quel... mo sembro più vecchio dei vecchi, però... No, no, ti sto dicendo... quando dico queste cose sembro un talebano. Allora, però il ragionamento secondo me è che quello che ti faceva il giornale, o comunque un sistema di informazione basato su una selezione delle notizie, su un'impostazione delle notizie che era riconoscibile, è completamente saltato. Il punto, scusami, posso, così facciamo un po'. Sì, figurati. Il punto è questo: se voi vedete, la storia dell'umanità è tutta basata sul criterio della confusione. Inizia Platone a dire che l'avvento della scrittura avrebbe condannato l'umanità a perdere la memoria e avrebbe introdotto barbarie. E via via, poi arrivando i nuovi neopiturei, poi siamo arrivati ai copisti, il passaggio dalla pergamena ai libri copiati. Assolutamente. C'è la famosa Bernardo da Chartres, dice: siamo tutti nani sulle spalle dei giganti, perché era lui che... Poi arriviamo a Gutenberg, che succede? L'ira di Dio, voi immaginate, ci sono bolle papali contro la demoniaca confusione della stampa, ognuno si stampa il suo libro. E chi decide? E via via, arriviamo fino a... Dopodiché il punto non è mai che io posso valutare l'attuale situazione con i criteri. No, assolutamente. Prima la stampa era fatta da un ambiente in cui c'era penuria di mezzi, era difficile fare un giornale, alto costo della produzione, costava molto fare il giornale, scarsa disponibilità della materia prima, le notizie. Questo ambiente ha creato l'economia dell'editoria. Io sono pagato per scovare le notizie. E uno che ha grandi capitali le distribuisce da il Corriere. Oggi siamo in un ambiente in cui è una commodity le notizie, bisogna liberarsene, non trovarle, te le dà il frigorifero, la lavatrice, le notizie non è un problema. Distribuirle è la cosa più facile dell'universo. Non c'è bisogno di nessuna caratteristica professionale. È chiaro che è cambiato radicalmente. E il tema qual è? Che quando si diceva l'ha detto la televisione o l'ha pubblicato un giornale, era l'economia della penuria. Oggi il clima è motivo per motivo, lo dico io. E confusione, certo, moltissima.
ci sono tanti rischi, tantissimi, ma è come dire che Gutenberg ha inventato la pornografia perché no, con la stampa si fa il... no, tra le mille le cose e si fa anche quello. Però il dato vero è che rispetto a prima io oggi ho più libertà e autonomia, ma ragazzi scusate, guardate, facciamo in alcuni io sono un cazzato, andiamo a guardare i convegni tipo questo che si facevano negli anni 60 e 70 sulla stampa, io sono un cazzato, guardiamo cosa diceva Umberto Eco, Ernesto Rossi, sui giornali dell'epoca, congreghe di servi al servizio di servi. Umberto Eco 1973, congreghe di servi al servizio di servi, per cui vi prego, noi abbiamo alle spalle una valle ignobile di mascalzoni prezzolati in maniera continua e sistematica. C'è un libro straordinario di Giampaolo Pansa e Gaetano Scardocchia che calcolano che in uscito nel 1977 e loro calcolano che dal 45 al 77 le inchieste giornalistiche, cioè i servizi di approfondimento che hanno disvelato una notizia in Italia, sono state fatte nel numero di 4, il resto sono marchette. Ecco, per cui, dopodiché, quello che dici tu è sacrosanto, io quando apro c'ho l'ira di Dio, qual è la differenza? Che tocca a me decidere. Sì, sì, sì. E prima era più facile che io delegavo. Oggi la civiltà, così come tu che ti occupi di musica, è uguale. Assolutamente. No, ma infatti, scusami. Io avevo un discografico che no, però, oggi però, scusami, decido io. Però scusami, questo è vero, però è vero pure. Faccio l'esempio della musica o dei libri, no? Non esiste più la critica, si dice. Perché, insomma, è saltata l'intermediazione. Allora, questa cosa può essere positiva o negativa, però... La questione qual è? Che io, mentre prima se Pinco Pallo mi diceva questo disco è bellissimo, io avevo letto tutte le sue cose, man mano ascoltavo i dischi che lui mi suggeriva e mi piacevano tutti, quindi, come dire, diventava un po' la mia bussola, no? Nell'ambito della musica. Adesso, se scrive, guarda, sto disco è fighissimo, io l'ascolto dopo un secondo, gli rispondo e dico, guarda che fa schifo, t'avranno pagato, no? Le insulti, eccetera. È chiaro che questa cosa è saltata, però non sono neanche sicuro che quella cosa di fare la critica, diciamo, dopo lo studio, dopo l'aver ascoltato un certo tipo di musica, sia bene che sia sostituita adesso da un ragazzo che ascolta i primi tre minuti di un pezzo, i primi tre minuti di un pezzo, e dopo tre minuti dice, ma che schifo, si è commercializzato. Però qual è il problema? Secondo me, ripeto, e non faccio una, non ne sto facendo una questione di valore, meglio e peggio, però il rischio è che la possibilità di condividere in maniera frenetica un contenuto ti porta ad una realtà distorta, cosa che c'era anche prima, però in maniera molto più veloce, amplificata. Allora, se io scrivo adesso che in questa sala tu hai detto una cosa che però non hai detto, poi dopodiché lei lo ritwitta, lo sì, hai ragione, no, bastardo, eccetera, eccetera. Tu poi puoi fare pure la smentita dicendo, ma io non ho mai detto questa cosa, c'è il video. Poi tu produci anche il video, la gente dirà, no, ma hai taroccato il video perché l'hai detto. Allora, questa cosa, secondo me, non è che è un rischio oppure una cosa positiva o negativa, è una cosa che esiste. E rispetto a questa cosa che esiste, il ruolo, adesso, diciamo del giornalista o del pensatore o dell'autore, chiamalo come vuoi, però è questo, cioè di ragionare intorno a questo tema. Lo stiamo facendo da tanti anni. Il Punto Quotidiano 10 anni fa, mezza c'ha le corna. Io, rispetto a oggi, 10 anni fa, che strumento avevo per contrastare... Che facevo una smentita, che il giorno dopo usciva sul giornale. Facevi la querela. Ok. Decideva il giornale. Sì. Oggi abbiamo parità di fuoco. Dopodiché sì. No, no, vabbè, ma è chiaro che non è che ci sono delle cose. Ma non è neanche questo. Io infatti all'inizio ho detto, chi tutta questa roba inizia perché c'è l'iPod o perché la gente vuole la propria musica sempre? La causa è la domanda sociale o la coercizione tecnologica? È lì che dobbiamo intenderci. Perché se la coercizione tecnologica
il fenomeno di... Sì, però scusami. Ma faccia... se è una domanda sociale, è un segno di civiltà. Ok, però, cioè, però... Dopodiché può essere persino discutibile. No, però la questione, secondo me... che poi viene discussa e non si trova mai... Stiamo discutendo, anzi, se avete domande... questo tono concitato, ma figurati. Vende spazio all'altro. No, però, per dire, faccio un esempio, no? Cioè, rispetto alla musica, no? Rispetto alla musica, ognuno di noi ha, non so, prima avevamo addirittura gli hard disk, che adesso non usiamo neanche più. Io ho un hard disk, credo, con un tetra di roba, che non ho mai ascoltato, no? Cioè, alcuni dei quali io non ho mai ascoltato. Dopodiché posso dire di avere quella musica. Oppure, il fatto di dire che io ho il Kindle e di avere tanti libri, non presuppone il fatto che io li stia leggendo. Il fatto di avere, per chiudere, di avere tanta informazione a disposizione, non equivale al fatto di averla letta. Allora, dove sta secondo me il patatrac in questo momento? Che va risolto. Il fatto che, tipo, mentre prima si vende, dicevi, quant'era la tiratura del giornale? 8.000 copie. E ne vendo 8.000. I miei lettori, secondo quei dati, sono assurdi, comunque tanti. Il sito invece si bea del fatto di avere 3 milioni di contatti, però dovremmo andare a vedere, e noi diciamo che abbiamo dei siti con Google Analytics, li vediamo, quali sono i contenuti? Cioè, nei giornali, nei siti di informazione, quali sono poi i contenuti che vanno meglio? Quella, come la chiamano? La colonna infame, diciamo così. I gatti, al primo posto, credo. I gatti, i morti, eccetera. Cioè, ma la civiltà non è il sito con 3 milioni di follower. Mo ci stiamo incartando. La civiltà è 3 milioni di siti, che ognuno hanno 12. Okay. Ma è questa che è questo, siamo d'accordo. Si è rotta la civiltà di massa. È finita, tanti ascolti, tanti voti, tanti seguaci, tante tessere, tanti consumatori, è finita. Ok, domanda finale. È dura, ma è sono d'accordo con te. La domanda però finale è, questa cosa come produce lavoro? Perché poi da lì siamo partiti, almeno nella nostra casa. Allora, questa è la domanda delle domande. Detto che lo produce. ma ragazzi, ma... anche questa è una partita. Non è detto che il lavoro sia un effetto della comunicazione. Non è detto che la gente sia pagata per dare le notizie, come non è detto che rispetto all'inizio del Novecento la gente pensava di essere pagata per guidare l'auto, perché era una professione esclusiva, pregiata e tecnologica. Poi si è scoperto che guidare l'auto è un comportamento antropologico che afferisce all'autonomia dell'individuo. Così è l'informazione. Però non è perché deve... No, però scusami, tu che sei stato sul campo, no? Allora, ma come la racconti tu la notizia di Tiananmen, no? La può raccontare qualcun altro o no? Ma non è quello. La notizia non viene raccontata. Io la notizia la devo vedere nel divenire. Appunto. E la devo comporre, perché io non sono un lettore della notizia, sono un utente e un integratore della notizia. Per cui tu, nel momento in cui mi dici il concerto è così, io voglio sapere e voglio stare nel concerto. Tant'è vero che altrimenti la gente non seguirebbe i concerti così. La gente i concerti li guarderebbe, invece la gente i concerti li filtra nel suo telefono. Vabbè, ma quello solo per far vedere che sta là. No, diciamo. Ma perché io lo devo entrare, devo essere socio di quelli là che stanno sul palco. Devo dare al mondo la mia visione di quella cosa. Dopodiché cambia il motivo e per certi versi io ti dirò, come non è più legittimo che tu mi vendi musica in un negozio, mio figlio mi prende per pazzo quando io gli ho detto per la prima volta, vergognandomi, che alla sua età io, quando avevo bisogno di musica, mi vestivo, uscivo da casa, entravo in un negozio, davo dei soldi a questo cazzaro che mi dava un disco. Lui dice, tu uscivi e davi tu i soldi a lui, ma è lui che ti doveva pagare profumatamente, perché è un diritto avere la musica nel momento in cui ho aperto un bisogno. Dice, ma come? Ma il musicista come campa? Ma sono cazzi tuoi se lui ha la soddisfazione di fare il musicista. E io non concordo con lui. Scusa. Vabbè, siamo d'accordo. Posso dire una cosa? Vai. No, figurati. Siamo tutti fuori strada.
ci guadagna? Io non so altro che fare. Quello che... Ma no, no, ma infatti... Chi, chi ci guadagna? No, è una lotta, ci sta una lotta per piccole condizioni. La risposta c'è, questo domanda, non è che non c'è. Ci guadagna Google. Esatto, la risposta è ci guadagnano gli aggregatori. Google, Facebook... No, io non so, io però non so. Esatto, chi ha sfruttato quell'algoritmo... E io insisto che l'altro deve intervenire. Siccome quelle sono strutture sovranazionali... Io sono vecchio stato. Perché Facebook è una nazione virtuale di 2 miliardi di abitanti. Che ha regole democratiche che sono sovranazionali, su cui gli stati non intervengono, forse dovrebbero essere gli stati, no, a dire a queste strutture sovranazionali voi dovete pagare affinché l'informazione, la musica eccetera siano un diritto, perché voi vi arricchite attraverso lo scambio e l'interazione. Ecco, dice, ma mica ti obbligano tra gli utenti di queste informazioni. Ma lo Stato perché deve imporre una tagliola? Poi quale Stato? E non deve fare in modo che lui invece produca una soluzione che gli permetta di affiancare. E in realtà ci sono. Perché guardate, se, fate, se andate a vedere la geografia di Google, voi vedete che Google stradomina ovunque, meno ci sono alcune macchie bianche. Sono quei paesi che hanno detto, amico, tu qua non lo fai. Giusto o sbagliato, ragazzi, non è facile. Uno dei paesi della Cina gli ha detto che in Cina Baidu, che è il Google cinese, c'è il 70% del mercato. Ovviamente il risultato di questa cosa è che c'è uno Stato che, come dire, ha quelle caratteristiche volitive dello Stato cinese, che ha detto, amico, tu fra 5 minuti sgombri, per 3 anni hanno spento la luce, poi ha detto, adesso puoi tornare, perché c'è la Baidu. La libertà non è vendere i propri dati, questo intendo. No, la libertà è gestire l'algoritmo. Quella è la libertà. L'algoritmo per il quale io sono in grado di creare un califfato da zero. La gente ci crede per trovare. O tanti micro califfati, perché anche la quantità è un'eredità che noi ci portiamo. Il successo è quantità, ma perché? C'è la Fulvio Wolfe. Tu vuoi fare? Scusami. No, il discorso degli autisti. Così come credo che il social media editor non sia una professione che durerà a lungo, perché poi arriva Gianni Morandi e dimostra che non c'è bisogno di nessun social media editor, che ognuno può essere in grado di promuovere se stesso o di arrivare in lontano. Però insomma, adesso questo tra parentesi. Prima da 10 anni Gianni Morandi parla dei morti, perché Gianni Morandi sta parlando a un cronicario di 60 anni. Però c'è un milione di follower sul social. Facebook, Vendola, uno dei politici più seguiti, c'erano 500.000 errotti, per esempio, e ha fatto più o meno tutto da solo. Comunque, se c'è qualcuno che lo suggerisce, però è abbastanza. No, è quello, è legittimo. E anche nei giornali, non lo scrivo adesso, ma tutti i giornalisti dovrebbero essere in grado di gestire il ruolo la loro presenza sui social media. Detto questo, ad esempio, degli autisti, si pensava che fosse una professione, adesso non lo è più, però ci sono quelli che guidano gli autobus e quelli che guidano i cani. Allora, come giornalisti riusciamo, Manuele Landomaggio, a trovare uno spazio per cui ci sia la necessità di trasportare persone che pagano per essere trasportate, che non è la macchina ma è il pullman che le trasporta di più e più lontano, nel senso, non è una domanda retorica, l'unica cosa che possiamo fare è cercare uno spazio in cui qualcuno si affidi a te per avere quel servizio. E allora può essere la credibilità personale, può essere il brand della testata in cui lavori. Cioè, l'unica soluzione perché possa ancora essere una professione retribuita è quella. Trovare uno spazio che sarà di nicchia probabilmente, perché gli autisti di autobus quanti sono rispetto alla totalità dei patentati in un paese? Però vengono pagati per fare il lavoro. E vengono anche perché, cioè, se poi da un autista si ubriaca, torna la patente e non guidi più. Perfetto. Allora, no, scusate, ma noi perché ci dobbiamo fare il sangue? Nel guardare la palla di vetro, se c'è un motivo per cui sono stati inventati gli Stati Uniti d'America, c'è un solo motivo morale, per il resto è stato sempre una tragedia. L'unico motivo è che loro sono una macchina del tempo, tutto dai blue jeans alla musica, quello che c'è là poi ci sarà. Andiamo, ma scusate, perché dobbiamo discutere? Ma come sarà? Ma come sarà? No, io dico allora andiamo a vedere lì come sta facendo. E lì il meccanismo è inesorabile. Il meccanismo è che
le dimensioni massificate e standardizzate dell'informazione stanno declinando, pubblicità, vendita copie, telespettatori, e stanno aumentando le infinite, quella che Chase Anderson chiama la coda lunga, le piccole nicchie. Questo è il concetto, è che noi ci dobbiamo abituare, che non parliamo a platea a cui spieghiamo come si chiama. No, ma l'ho appena raccontato. Ragazzi, ragazzi, qui a gli autobus sono quelli, io voglio sapere i garofani, come sono, allora cercherò il sito, il blog, il collega che ci chiama. Il discorso del quartiere che diceva Vincenzo, il Chicago Tribune ha messo insieme una struttura fatta da un programmatore in cui, mettendo via il numero civico, ti dice tutti i reati commessi in quella città. Io prima faccio vedere Every Block, insomma, chi c'è, Every Block negli Stati Uniti, esatto, è così. Esatto, è per cui l'orario di apertura del ovviamente, cioè, insomma, lavoro giornalistico, diciamo, come lo intendiamo noi, ma certo che era più bello andare a bordo di una piscina e dire ora vi racconto come funziona in Cina il però il sito fa molti clic e probabilmente ci guadagna. Allora su quello dobbiamo non stavare dietro, ma ragionare su quello che possiamo fare. Ma io sono convinto dell'operazione. E ma scusate, ma facciamo un'altra prova. Chiediamo a un ragazzino, ognuno di voi, secondo voi chi sono gli editori oggi? Facebook. Google. Chi sono gli editori oggi? Rizzoli, Mondadori, la Rai, meglio, ma non li hanno mai incontrati in vita loro e non sanno cosa fanno e né che faranno. I loro editori sono, non sono editori, sono fabbricatori di soluzioni momentanee che si scelgono. Il problema è, questa roba è sostenibile? Ha ragione lui, non è sostenibile. Ma se voi pensate, guardate che incredibile, fino a un anno fa, se noi ci fossimo visti, avremmo cantato il teatro di Google come giardino, insomma, della felicità, strumento, insomma, di libertà. In un anno Google è diventato un monopolio proprietario e opprimente di Google. Tanto è vero che è successo una cosa, adesso qui nessuno se la chiede. Il ministro degli interni della Germania ha chiamato Google e dice: amico, devi mettere sul tavolo l'algoritmo. Io voglio sapere Google AdSense, che è il motore, come funziona. Allora, gli stati, le città, come la Coca-Cola, le città, Lecce, Roma, che fa un accordo con Google per la digitalizzazione, insomma, dei fori, deve negoziare questa cosa. Ma voi vi rendete conto di questa roba ignobile che la RAI annuncia di aver licenziato una soluzione di RaiNet per iPad e mi davanto, e nessuno in questo paese si alza e dice: scusami, tu, servizio pubblico, stai consegnando a un sistema l'iPad, che come tutti voi sapete, chi ha un iPad lo sa, appena lo si apre, lo si scarta, si mette la spina, la prima cosa che ti chiede è il numero della tua carta di credito, perché se no non ti parla neanche. È come se tu fai un asilo nido solo per i bambini che possono essere accompagnati in Mercedes. Dice: no, tanti, scusate, non possiamo, perché... Ma, cioè, adesso questo è un dato marginale rispetto all'algoritmo, però ti fa capire che tu il livello di criticità rispetto a questi strumenti è lì che lo devi esercitare, perché è lì che si crea una selezione di valore all'origine e il contenuto è lì che prende forma. Ma scusate, ma l'altra cosa, ma questa roba dei 140 caratteri di Twitter, mi dite per quale legge scientifica bisogna che siano 140? Ditemi perché qualcuno ha esercito una carta. Ho provato a chiedere, non c'è nessun SMS. Ma... non è l'SMS pure. No, 160. Voi provate a mettere una frase in italiano, e voi l'avete fatto perché lo sapete meglio di me, e una in inglese uguale la stessa frase, e scoprirete per caso che la seconda è più corta della prima. Ma non è più corta perché i ragazzi sono più, perché quella lingua sintatticamente, semanticamente, filosoficamente è bianco,
o meno? Sì o no? E basta. Cioè, Twitter è quello. Chi di voi ha provato tutte le volte? Allora togli l'aggettivo, poi togli l'avverbio, poi cerchi di inventare una frase. Basta che e ti scopri alla fine che ti stai esprimendo come un pigmeo di Atlanta. Come la volta. Il discorso economico, cioè se tu vendi la Coca-Cola a Lecce, mi devi dire come la fai, cosa ci metti, da chi prendi gli ingredienti. Se tu vendi Google a Android, devi dire qual è l'algoritmo, a chi vendi i miei dati e quanto ci guadagni. Allora, il soggetto negoziatore di questa roba, perché alla fine di tutta questa storia, di solito io chiudo e mi dicono ragazzo, sì vabbè, però come si fa questa storia? Siccome noi siamo abituati che in fabbrica contrattano gli operai, nelle uffici contrattano gli idee, lì chi contratta? Chi è il soggetto che può fare quella roba qui? E badate, questo è una responsabilità dell'ordine dei giornalisti. Chi è che può fare quella roba lì? C'è un solo soggetto che ha in realtà questa potestà, è la comunità territoriale. Perché io comune sono un elemento di valorizzazione nel mio tempo, perché nel momento in cui io ti abilito i miei servizi veicolati nel tuo codice, io sto canalizzando su di te la mia utenza cittadina, è il mio cittadino, io gli dico per sapere se passa l'autobus, vai a vedere su Android o su OS, eccetera, eccetera. Se sapere quali gli orari delle scuole, delle farmacie, cioè io ti sto dando l'attenzione dei miei cittadini, ti sto svendendo l'attenzione senza pretendere di sapere cosa c'è nel cubo. E questa è la partita, è l'informazione che è la lente di ingrandimento. Se c'è un motivo per cui un giornalista può avere ancora una responsabilità pubblica, è questa. Io che ho percepito prima per motivi di continuità professionale questa roba, te lo ribalto. E la deontologia professionale, ad esempio, è il tuo sito, che specificherà, come viene alimentato, da chi, con che livello di automatismo. Tu mi certifichi che l'aggregatore che usi è, insomma, da te, insomma, cadenzato, campionato, e che sai come funziona o no? Perché così come quando ai tempi io da un giornale volevo sapere chi è il proprietario, quali versi, eccetera, eccetera, perché la mia storia civile mi aveva portato a pretendere quella cosa. Ma io lì in un sito gli devo chiedere queste cose. E se non lo faccio è un elemento di subalternità inimmaginabile. Da questo punto di vista, e quando voi immaginate fra 4, 5, 10 anni, cioè quando la velocità sarà ossessiva, quando la tecnologia sarà diffusa, quando non esisterà più la tecnologia, cioè come elemento separato individuale, quando sarà senso comune. Qui adesso stiamo passando a Internet delle cose, cioè 58 miliardi di soggetti che si scambiano informazioni. E chi è che a un certo punto dice alta, adesso ricominciamo da capo, ricominciamo da capo? Perché uno dei temi è uno dei rischi. Ma è genereremo di Google Glass. Bravo. Tu immagina questa operazione, insomma, Google Glass. Mi dà voglia. E via di questo passo, cioè come la virtualità sostituisce, insomma, la realtà. Ma questa è la partita in cui uno sarà pagato per essere giornalista. L'ultima cosa. C'è anche il collega. Scusa, io sono stato un giornalista pubblicista che mi sono preso 2 giorni di ferie per seguire. No, volevo dirti una cosa rispettosamente scherzosa. A proposito, quando si va su Piazza Tiananmen, si fa quello che si fa giornalisticamente parlando, io penso che siamo tutti quanti d'accordo, tutti quanti d'accordo, che chi fa una cosa di questo genere debba essere meritatamente retribuito, cioè sì, è giusto che sia pagato per fare una cosa di questo genere, per fare in generale la professione, in modo specifico per fare certe cose giornalisticamente parlando. E Piazza di Nome non è una cosa da niente. Questo vuol dire
Poiché il discorso sotteso si è un pochettino animato, si è animato un po' quando si è toccato un certo tema, sia per quanto riguarda il sé, la figura del giornalista, che per quanto riguarda le testate, soprattutto queste online. Però quando non è, non è una cosa così. Però quando dalla piazza di Hong Kong vado fino a Bravo, sì. fa, centinaia di persone mandano i video online, sì. chi è che ti paga tu per andare lì a fare quella cosa che c'hai prima ancora che parta l'aereo, tu ce l'hai già sul tuo sito, cioè tu e il Dore, no? Ma se uno può fare tutto, hai perfettamente ragione, se io posso permettermi di avere l'inviato, di avere l'aggregatore, di avere l'esperto di cinese, ma se io devo scegliere perché il mio budget come mi per... dove investo? Se io devo... guardate, tu hai un esempio, l'89 tiene a me, facciamo l'esempio più clamoroso, le 12 gennaio, voi mi dovete dire tutte quelle immagini che ci escono dagli occhi che ci hanno fatto sia il 2001, bravo, sia il primo aereo che il secondo. Tenete presente che stiamo parlando del quartiere più multimediale dell'universo, perché a 600 metri dalle Torri Gemelle c'era la sede di CNN e di Sky, per cui proprio come dire lui gliel'ha portato a domicilio, ha detto non vi muovete, vengo io, e gli ha buttato tre. Ecco, ditemi quelle immagini che avete visto, le prime e le seconde, che origine hanno? Non c'è un fotogramma di origine giornalistica, niente, niente, e quelle immagini le hanno viste in diretta a Kuala Lumpur, a Roma, a Buenos Aires, in diretta, in simultaneo. Non c'è un fotogramma di origine giornalistica. Dopodiché, intendo, è ovvio che se tu mi dici questo è un buono, tu hai la possibilità di mandare, certo che io voglio andare, certo che io voglio mandare, certo che io voglio avere il mio che telefono, ma se io devo decidere, come mi capita, non nelle redazioni artigianali, ma alla RAI, dove devo decidere se investire sulle competenze, sui sistemi editoriali o su mandare una banda di, diciamo, colleghi un po' allegrotti, a tutti in fila, insomma, che mi fanno lo stesso reportage, e dimmi, oggi come oggi, io se devo come servizio pubblico rispondere al paese, io gli devo dare la capacità, ad esempio, di sapere cosa accade a Hong Kong, di avere il meglio della competenza sinologa su Hong Kong, anche a costo di avere un inviato in meno, perché chi di voi si ricorda in questi giorni una vibrante corrispondenza da Hong Kong che gli ha disvelato, ecco, appunto, eccetera, eccetera, per cui... Dopodiché è evidente che sul terreno... Se non dico intanto se ti hanno mandato a Pechino, poi a Pechino è successo purtroppo, se ovviamente tutti d'accordo, è successo quello che è successo. Ti hanno mandato via, non sotto caso, ti hanno mandato via. Ti hanno mandato dell'89. A Hong Kong è successo quello che è successo, io trovo una cosa al limite dell'assurdo. È l'occasione per alcuni degli abitanti di Hong Kong per manifestare le loro qualità giornalistiche e dire con le modalità varie quello che sta succedendo. E allora a questo punto, ma questa è una cosa, ovviamente noi ci auguriamo tantissimo che Hong Kong, fino a questo momento mi sembra che non è morto nessuno, alla data di oggi, noi ci auguriamo che non succeda niente ancora, ma eventualmente succedesse qualcosa. Qualcuno degli abitanti di Hong Kong si trova nella situazione di voler descrivere e inviarlo nelle testate di tutto il mondo. E allora a questo punto si vede la differenza tra chi è andato a Hong Kong per un motivo e chi si è trovato a descrivere. Se ci sono inviati a Hong Kong, ma non è, quello, non è quella la figura base che ti salverà il mestiere. Oggi come oggi, se io dovessi dire a mio figlio dove immaginarsi, come costruirsi come profilo professionale, non gli farei puntare su quello, come non gli farei fare l'impiegato di banca in un momento in cui stiamo automatizzando gli sportelli, non gli farei, insomma, perché insomma, c'è un processo insomma, sociale. Farebbe il pilota di drone. Infatti.
Tu pensa che, ripeto, come la Columbia, come l'University, ha aperto questa scuola, perché oggi quello sarà uno, insomma, dei terreni, insomma, fondamentali, insomma, e anche lì. Signore, basta. Sì, all'oltranza, finché morte non sopravvive.